Oggi vi voglio parlare di un film dello studio Ghibli, anche perché credo di non avere mai parlato dello studio Ghibli qui nel mio canale, con probabilmente non il mio film preferito, ma uno dei film più strazianti di questa grande casa di produzione. Adesso sigla e poi partiamo. Ed allora, ben trovati in questo nuovo video, una nuova video recensione cult, direi, perché è davvero un grande cult, se non addirittura un capolavoro, il film di cui vi parlerò oggi. Prima di continuare, come sempre però vi ricordo le due cose molto importanti per me e per il mio canale. La prima, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto ed attivate la campanella. In questo modo mi aiuterete a far crescere ancora di più il mio canale, come state già meravigliosamente facendo, ed inoltre rimarrete costantemente aggiornati su tutti i miei prossimi video. Quindi cliccate sul tasto iscriviti e cliccate sulla campanella. Inoltre, se volete ulteriormente supportare il mio canale attraverso i vostri acquisti su Amazon, vi invito ad utilizzare il link che è presente qui in descrizione, perché è un mio link di affiliazione. A voi non cambierà completamente nulla se lo utilizzate per fare i vostri acquisti, vi si aprirà una schermata Amazon perfettamente normale, non spenderete un centesimo in più per qualunque vostro acquisto, ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto. Quindi se volete supportarmi attraverso i vostri acquisti su Amazon senza spendere un centesimo in più, per qualunque vostro acquisto utilizzate il link presente in descrizione. Ma passiamo al film di cui voglio parlarvi oggi. È una video recensione cult, quindi come sempre per ogni video recensione cult farò spoiler, perché è un film già di più di 30 anni fa, è un film che ha avuto modo di farsi conoscere in lungo e in largo, anche se bisogna dirlo, in Italia la sua distribuzione è stata poco problematica, ma come sempre succede con i film dello studio Ghibli, come sempre succede con i film orientali. Quindi però è un film di 30 anni fa, un film che tra l'altro ha avuto delle nuove riedizioni recenti, anche con dei nuovi adattamenti e con dei nuovi doppiaggi, ma non entriamo nell'argomento perché altrimenti rischiamo di perderci, basti pensare a Cannarsi, però va bene. È un film che io vi consiglio davvero di recuperare. Stiamo parlando di Una tomba per le lucciole, quindi se non avete ancora mai visto questo film, io vi consiglio di recuperarlo davvero, fatevi questo regalo, soprattutto se non avete mai visto film dello studio Ghibli. Se volete approfondire ulteriormente, magari ne avete visti un paio e volete capire quali film siano degni di essere visti, a parte il fatto che tutti i film dello studio Ghibli sono degni di essere visti, ma questa è una pellicola secondo me che fa storia a sé, è una pellicola che fa categoria a sé anche nell'ambito dello studio Ghibli, perché credo sia la pellicola più adulta, mettiamola così. Ve ne parlerò adesso nella recensione, però ripeto, farò spoiler, voi recuperatela, anche se vi devo dare un consiglio rapido, dovete essere nel mood giusto, perché come ho detto all'inizio del video è un film straziante, è davvero un film che ti prende lo stomaco, te lo stritola, te lo rimette al posto e allo stesso tempo ti fa piangere tutte le lacrime presenti nel corpo. Quindi dovete essere nel mood giusto, non è un film allegro, non è un film fantasy, uno dei classici film dello studio Ghibli, è un film molto molto realistico, nonostante sia un film d'animazione chiaramente. Quindi se siete nel mood giusto, guardatelo, perché vi farete un enorme regalo. Per tutti gli altri, brevissimo cenno di trama, di cosa parla Una tomba per le lucciole, ricordiamolo, racconta la storia di due fratellini, un fratellino e una sorellina, in realtà Seita e Setsuko, che ci vengono in qualche modo presentati durante quello che probabilmente è uno dei periodi più bui dell'intero pianeta, ma soprattutto anche del Giappone, cioè il bombardamento che il Giappone ha subito durante la Seconda Guerra Mondiale. E questi due ragazzini sono costretti innanzitutto a fare i conti con la lontananza del padre, perché il padre è un militare che appunto è in guerra, ed inoltre sono costretti anche ad andare via di casa, a separarsi dalla madre, tanto che infatti vengono inizialmente ospitati da una zia che però non li guarda di buon occhio, non li ama, non vuole la loro presenza in casa, si in qualche modo risulta infastidita dalla presenza di questi bambini, che infatti poi decidono di scappare, decidono di cominciare a girovagare per le strade del Giappone, ripeto, sotto i bombardamenti, tanto che infatti devono fare i conti con tutta una serie di problemi, con tutta una serie di orrori in realtà che un bambino non dovrebbe neanche lontanamente pensare: la fame, la povertà, la miseria, la guerra, i bombardamenti, davvero cose indicibili che non dovrebbero essere neanche concepite dalla mente di un bambino. Io non voglio andare oltre nel descrivere la trama, davvero, perché innanzitutto davvero mi viene la pelle d'oca soltanto al pensiero di questo film, mi viene la pelle d'oca soltanto al pensare di avere in qualche modo di fronte un'opera di finzione, perché, anche perché siamo di fronte ad un film d'animazione, ma che in realtà è
entriamo nel dettaglio di quella che è appunto la mia valutazione del film, un'opera realistica, un'opera vera, è un film d'animazione, Una tomba per le lucciole, che innanzitutto, come già detto, si distacca nettamente da quasi tutti gli altri film dello studio Ghibli, anche se poi in realtà bisogna sempre ricordare che l'essenza di tantissimi film dello studio Ghibli è un'essenza antimilitaristica, bisogna dirlo, cioè quasi tutti i film dello studio Ghibli, anche se tra l'altro Una tomba per le lucciole, ricordiamolo, non è di Hayao Miyazaki, non è del maestro Miyazaki, ma è del maestro Isao Takahata, il compianto maestro Isao Takahata, davvero un capolavoro comunque per me lo stesso, cioè non c'è distinzione. Il maestro Takahata ha realizzato un'opera che io in qualche modo concepisco sempre come una delle migliori, forse non è il mio film preferito dello studio Ghibli, perché ho altri, come dire, film che riescono sempre a farmi emozionare in maniera completa, dal Castello Errante di Howl, Un castello nel cielo, oppure anche La città incantata, ma Una tomba per le lucciole è un film d'animazione che ogni volta che io lo guardo mi dimentico sempre, sempre di essere di fronte ad un film d'animazione. Io dimentico di essere di fronte ad un'opera, innanzitutto di finzione, ma ad un'opera animata, perché è talmente realistico, è talmente ben realizzato, è talmente intenso, talmente profondo, talmente angosciante, straziante, che mi dimentico di essere di fronte a qualcosa di finto, di essere di fronte a delle animazioni. È un film che sfiora quasi il neorealismo, mi verrebbe da dire, cioè è un film che ti mostra senza nessun filtro quella che è la bruttura della guerra, ci mostra senza nessun filtro quella che è il lato, tra virgolette, oscuro, che poi neanche tanto, della guerra, cioè il fatto che il Giappone sia entrato in guerra diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha portato a dei bombardamenti da parte degli alleati, da parte dei nemici, anche degli Stati Uniti, ed è chiaro che se noi andiamo a guardare la storia, l'evoluzione della Seconda Guerra Mondiale è stata poi positiva, perché poi si è conclusa anche per l'intervento degli Stati Uniti, ma a che prezzo? A che costo? Il costo veniva pagato chiaramente da tutte quelle persone che probabilmente con la guerra non avevano niente a che fare, le persone più povere, il popolo, il popolino, le madri, i padri costretti comunque ad andare in guerra, i bambini, i ragazzini. Davvero ho la pelle d'oca soltanto al pensiero. Tra l'altro ricordiamo anche come Una tomba per lucciole, per quanto sia un'opera di finzione, in realtà prende spunto da una storia vera, nel senso che comunque si appoggia a delle storie vere, e tra l'altro circola su internet di tanto in tanto la foto di un bambino con sulle spalle una sorta di zainetto, una sorta di zainetto con la sorellina purtroppo morta. Perché? Perché comunque la storia di Una tomba per le lucciole è una storia straziante anche per quella che è l'evoluzione. Sono due bambini che sono costretti a fare i conti con la miseria, con la fame, con la malattia, bambini soli, presenti proprio in strada, sotto i bombardamenti, senza una madre, senza un padre, senza qualcuno che li accudisca. Una situazione aberrante già per una persona normale adulta, figuriamoci per dei bambini. E il groppo in gola è inevitabile per tutta la durata del film. Poi il film finisce in una maniera che è davvero devastante, meravigliosamente devastante, perché la sorellina purtroppo si ammala, non ce la fa anche, nonostante le cure del fratellino, ma stiamo pur sempre parlando di due ragazzini. Anche il ragazzo poi purtroppo perde la vita, tanto che infatti abbiamo la parte iniziale, proprio l'inizio del film, con il personaggio del ragazzino che muore nella stazione ferroviaria, tra l'altro sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno se ne interessi, senza che nessuno gli presti soccorso, sotto l'indifferenza della popolazione. Tra l'altro questo è un messaggio importante, perché si vuol far capire come la guerra in realtà non soltanto crei devastazione fisica, materiale, ma è in grado di creare una devastazione anche da un punto di vista dell'umanizzazione, della disumanizzazione anche delle persone, perché questo ragazzo muore sotto gli occhi indifferenti di tutti, muore senza nessun soccorso, muore in maniera quasi anonima, nessuno se ne rende conto, e poi chiaramente questo si ricollega al finale del film, quando lui muore si ricongiunge con la sorellina in una sequenza davvero da pelle d'oca, mi vengono le lacrime agli occhi soltanto al pensiero, perché loro due si ricongiungono anche con le lucciole che erano presenti in quella scatoletta di latta, e poi si vanno a sedere sulla panchina con diciamo la macchina da presa, che poi in realtà chiaramente non è la macchina da presa, ma l'inquadratura che si sposta con loro che guardano la città nella quale sono vissuti da sempre, ma in realtà non è la città, la loro città degli anni 40, è la città moderna, quindi loro in
realtà sono degli spiriti che in qualche modo vegliano sulla città che li ha visti vivere e purtroppo anche morire. È un film di una bellezza meravigliosa, davvero. Io non riesco a trovare aggettivi sufficienti per descrivere un film come Una tomba per le lucciole, che è stato realizzato in maniera splendida da un punto di vista tecnico, da un punto di vista delle animazioni. È chiaro che stiamo pur sempre parlando di un film di 33 anni fa, perché è dell'88, quindi bisogna sempre contestualizzarlo, ma per essere un film degli anni 80, della fine degli anni 80, è un film che non invecchia, è un film che ha delle animazioni figlie del loro tempo, figlie degli anni 80, anche se poi in realtà, ricordiamolo, lo studio Ghibli non è che si sia mai avvalso di grandissime tecnologie moderne per cercare di creare chissà quali effetti speciali, se non con l'ultimo film che ancora non ho visto. Quindi le animazioni sono, i disegni, le animazioni sono sempre state 2D, sono sempre state comunque di stampo classico, e secondo me questo è anche il punto di forza, o uno dei punti di forza maggiori dello studio Ghibli. Però ripeto, è un film straordinario proprio perché ci sono dei personaggi veri, reali, sembra quasi di, in questo modo, come ho detto prima, di dimenticarsi di avere di fronte dei personaggi di animazione. Io dimentico di essere di fronte ad un film d'animazione, ed è forse l'unico film dello studio Ghibli che mi dà questo effetto, perché ripeto, molti altri film dello studio Ghibli sono incentrati anche su elementi fantasy che chiaramente nella realtà non esistono. È un film che io consiglio a tutti, non è il mio film preferito, come ho detto, è un film tra l'altro difficile al quale approcciarsi in maniera difficile, ma non perché sia brutto chiaramente, ma è un film, come già detto, straziante, quindi bisogna essere consapevoli di quello che si sta andando a vedere, bisogna essere consapevoli di trovarsi di fronte ad un'opera adulta. Forse, ripeto, il film più adulto dello studio Ghibli non è un film, cioè non è che non sia un film per bambini, è anche un film per bambini, ma ovviamente è un film che un bambino, un ragazzino deve vedere sempre con la guida, diciamo così, di una persona in grado anche di spiegarglielo, perché non è un film più leggero, che invece può essere anche in qualche modo del quale si può usufruire anche in tenera età senza grandi problemi, fermo restando che tutti i film dello studio Ghibli, anche se sono più con un target più per bambini, in realtà nascondono sempre dei messaggi per adulti, messaggi importanti, interessanti e profondi. Però in Una tomba per le lucciole non c'è nessuno degli aspetti goliardici, nessuno degli aspetti fantasy, nessuno degli aspetti colorati, mettiamolo così, che abbiamo negli altri. È un film tetro, è un film cupo, è un film angosciante, è un film straziante. È un film però che riesce a regalare qualcosa di ineguagliabile, una sensazione che ti lascia dentro di inquietudine, di angoscia, ma anche di arricchimento, mi verrebbe da dire, sia culturale, cinematografico, ma anche di arricchimento umano, perché si capisce davvero quella che è l'orrenda bruttura della guerra, ciò che la guerra è in grado di provocare, senza che probabilmente la maggior parte delle persone che decidono di fare la guerra se ne renda conto, perché davvero la devastazione che si respira in una terra come il Giappone. Tra l'altro il Giappone è notoriamente anche, come dire, conosciuto per il fatto di essere un paese ospitale, un paese anche improntato ai buoni rapporti interpersonali, viene messo alla gogna anche da questo film, proprio per quella sequenza che dicevo prima della morte del ragazzo sotto l'indifferenza di tutti, proprio perché la guerra va a devastare tutto, va a devastare tutto da un punto di vista materiale, va a devastare tutto da un punto di vista anche umano. Un film meraviglioso, un film del quale si potrebbe parlare per tanto tempo, è un film che mi porterebbe probabilmente anche davvero ad emozionarmi nel profondo, perché io lo riguardo di tanto in tanto, non frequentemente, perché davvero è comunque complicato approcciarsi da un punto di vista psicologico a Una tomba per le lucciole. Come già detto, è stato sottoposto a delle nuove riedizioni. Ora non voglio entrare nella polemica che si è creata anche nei mesi e negli anni scorsi, per me va benissimo qualunque edizione, basta che la si guardi, basta che si guardi Una tomba per le lucciole, perché sì, ci saranno dei problemi nell'adattamento, ci saranno problemi nel doppiaggio, tutto quello che volete, però i film dello studio Ghibli sono comunque degli ottimi film, sono dei, in alcuni casi, dei capolavori. Quindi a prescindere dall'adattamento, a prescindere dal doppiaggio, per me va benissimo qualunque cosa, basta che li si guardi, soprattutto per quanto riguarda Una tomba per le lucciole, un film gigantesco, un film monumentale, un film che io inserisco tra le mie pellicole preferite, ma non dei film d'animazione, in generale è uno dei film che io consiglio a tutti, proprio per avere questo impatto incredibile con quella che è la bruttura della guerra, per capire quanto sia senza senso fare la guerra, quanto sia illogico, insensato e disumano farsi la guerra. E io, tra l'altro, è un film che consiglio da questo punto di vista anche rispetto ad altri film in live action, mettiamola così, quindi film classicamente intesi, non d'animazione, perché
difficilmente ho trovato delle altre pellicole in grado di avere un impatto così forte sullo spettatore e quindi su me stesso, di quanto non sia stato in grado di fare invece Una tomba per le lucciole. Una tomba per le lucciole è sempre devastante ad ogni visione. Meraviglioso, però è un film meraviglioso davvero. Quindi questo era quello che vi volevo raccontare, sicuramente in maniera parziale, ripeto, perché dei film dello studio Ghibli ci sarebbe tanto da dire, ci sarebbe da parlare, da sviscerare tanti aspetti, però come sempre nelle mie recensioni non voglio andare troppo nel dettaglio, non voglio approfondire più di tanto, cerco sempre di dare la mia opinione, il mio giudizio su quella che è la pellicola in questione, chiaramente anche invogliando chi non ha visto il film, spero che non sia in questo momento presente perché ho fatto spoiler, ma cercando di invogliarli a vedere, cercando anche di costruire in qualche modo un dialogo. Ed infatti in questo caso, come sempre, io chiedo a voi che cosa ne pensate di questo film. Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Lo ritenete troppo pesante? Lo ritenete uno dei migliori film dello studio Ghibli? Tutto quello che volete fatemelo sapere qui sotto tra i commenti, perché sarò ben lieto di leggerli e commentarli e di rispondervi. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video. Io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, ed attivate la campanella per potermi aiutare a far crescere il canale e rimanere costantemente aggiornati su tutti i prossimi video. Noi ci diamo l'appuntamento ad un prossimo video, ad una prossima video recensione o anche nella mia pagina Facebook Dottor Cinema, alla quale vi consiglio di iscrivervi. Vi ricordo anche che se volete supportare il mio canale ulteriormente con i vostri acquisti su Amazon potete farlo attraverso il link presente in descrizione. Non spenderete un centesimo in più, ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto. Io vi auguro come sempre una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto. Ciao a tutti.